Salve a tutti e bentornati ad I Am Setsuna. Siamo pronti ad andare avanti, possiamo finalmente superare la barriera. Sì, dai. Voglio superare la barriera, non posso perdere tempo con voi. Dobbiamo andare nelle ultime terre. Bel po' di esperienza però, e un bel po' di oggetti. Shock, critical rate, va bene, mi piace. Stava qui a destra, no? Ah! Che strano. Qua sotto? Qua sopra? Oh! Dove porta qui? No, sono solo curioso. Stop. Questo è per Eterna. Vero? Questi che mostri. Molto semplici. Però danno un bel po' di esperienza alla fine rispetto agli altri che abbiamo affrontato qua dentro. Questi qua veramente sembravano neri. No, sono sempre anche loro normali. Vediamo un po'. Facciamo riprendere un po' di mana a tutti. Ah, cavolo. C'era neanche bisogno di fare blow beat con questi. O forse sì. Ah, che antipatico. Però mi dà occasione di riprendere ancora un po' di mana. Ok. Wow. Ok. Con quello l'abbiamo preso. È ancora vivo? Non è più vivo. Oh, Endir era quasi passato. Mancava veramente, veramente poco. Dove dobbiamo andare? Qua è chiuso. Io vengo da qua, no? Ah, non mi dire che devo uscire. E superare a piedi la barriera che c'era. È una possibilità. Perché qua è tutto chiuso. Quindi devo riuscire dalla grotta e super... O forse no. Questo mi sa di mostro raro. Sapete? Direi di sì. E mi sa che fa tanto male perché ha più... Sapete che c'è? Vabbè, grazie. Ok, ci torniamo ad affrontarlo. Wow. Sì. Ok. Ci torneremo. Ci torneremo. Sì, secondo me devo uscire. Wow. Mi ha completamente massacrato. Chissà di che livello bisogna essere per affrontare quel mostro. Era fortissimo.
ma veramente fortissimo. Ah, questa è rimasta chiusa. Magari togliendo la barriera adesso si poteva aprire, ma anche no. No, sbagliato. Sì. Ci prendiamo un po' di oggetti da vendere. Un bel po' di oggetti da vendere. Magari riusciamo anche a fare qualche Spirit Knight nuova. Sarà questa la strada? No, non era la strada giusta. Assolutamente no. Ah, non mi ha fatto... Vabbè, fa niente. Sono veramente curioso di vedere... Ah, vabbè, ci sono le... Chissà nelle ultime terre, questi... Vabbè, no, dai, prendiamoci gli oggetti. Tanto, per quanto ci mettiamo a ucciderli, è un vero peccato. Comunque il raggio d'azione delle tech ad area è veramente basso. No, no, sì. Cioè devono stare veramente, veramente vicini. Wow. Non me ne ero accorto. A che serve Annidir? Vabbè, qua è un po' inutile. Facciamo gli attacchi normali. Ah, è vivo! Ma dannazione! Ci sono rimasto male. Sono rimasto molto male. Ok. L'unica cosa è che ucciderli normalmente fa trovare meno oggetti. Questa è un po' una scocciatura. A che servono? Sempre a Nidir. Andiamo a provare a fare direttamente... Ah. Facciamo riprendere un po' di mana a Setsuna. Ok. Sono quasi passati. Un altro critical rate su Shock. Va bene. Sarà la strada giusta? Sapete, non mi ricordo. Sembra di sì, perché c'è un mostro solo qua. Ma già l'abbiamo trovato. Spero di non aver sbagliato strada. No, mi sa che è quella giusta, sì. E infatti la barriera non c'è più. Ok, allora salviamo. Sono veramente curioso. Ok. E qua dove si va? Magna Valley?
Wow. Non sembra un bel posto. Che cos'è? Un gorilla con dei funghi. Un fungorilla? Ok. Salve gorilla con i funghi. Shroomback, va bene. Ah, cavolo, dai, fatto missa alla fine. Wow, il danno. Ok, no, non me l'aspettavo tutto. Non me l'aspettavo tutto quel danno. Ad essere onesto. Astral Lens, arma nuova, arma nuova, arma nuova. Wow. Ok. Destra o sinistra? Proviamo sinistra. Tanto questo scappa sempre. Forse no, forse ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo presi tutti. Finalmente. Wow, l'esperienza. Due Disir. Mi sta un po' preoccupando questa cosa, sta dando un po' troppi oggetti. C'era un'altra strada però qua sotto. Forse sì. Quella ci mancava. No. Si unisce? Era la strada di prima? Sembra di sì. Ok. Per favore, non lo mancare adesso però, dice che non l'abbiamo sorpreso. È diverso? Direi di sì. Direi di sì. Vorrei ucciderlo, però non mi sembra il caso adesso. Ci devo ritornare. Ok. Sono molto forti quelli speciali. No, cavolo. Veramente sta bene. Chissà quanta esperienza dava. Però effettivamente non c'è tanta strada da fare. Wow. Ok. Che posto. Che cos'è? Non lo so, c'è uno stemma sopra. All'inizio mi sembrava un sigillo, però non capisco. Cioè, non sembra ci sia nulla dietro. Che strano. Di qua però si continua. Chissà che cos'è. Pieno di mostri qua dentro.
Mi fa piacere perché volevo fare un po' di esperienza. Ah, cavolo. Però forse riusciamo. Apparentemente sì. No! Ah, ok. Wow. Per fortuna. Comunque fanno molto male. Sembra che a sinistra sia la strada giusta. Quindi andiamo a vedere qua a destra. Anche questo è nuovo. Final comeback. Qui possiamo mettere un bel... Ah, comodo. Tanto non aveva nulla. Ok. A chi serve? Molto semplice con questo Blue Beat. Tranne quei mostri speciali. Che sono veramente mortali. No, non mi dire. Non lo so. Non so che dirvi. Cioè, siamo arrivati nelle ultime terre e... Cioè, dovremmo essere arrivati nelle ultime terre. Ancora non sono riuscito ad aprire... Nessuna di quelle ceste. Non ho trovato nessuno che vende chiavi. Non ho trovato niente. Ok. Comunque corta questa parte. Lì c'è un villaggio. Ma qui già ci siamo stati. Questo era il villaggio di Julien. Ok, sono un po' confuso. Dov'è? Ah, sì, mi ricordo, stava nella casa tutta a sud. Stava nella casa tutta su. Ok. È un po'... Ne ho venduti 122 di quelli. Ok. Beh, di soldi ne sto facendo un bel po'. C'è qualcos'altro? Apparentemente no. Nel senso, lì c'era quel sigillo.
Però non era quella la strada? Che strano. Quale potrebbe essere la strada giusta? Cioè, apparentemente c'era una barriera. Io me la ricordo la barriera qua. Allora, facciamo così. Arriviamo velocemente dall'altra parte. Vabbè, questi quando sono tanti affrontiamoli perché conviene. Tanto ci mettiamo un secondo. È un peccato non prendere i materiali o gli oggetti. E l'esperienza. Ma che c'è un oggetto? Siamo arrivati al massimo. Che cosa strana, veramente. Qui non si può fare assolutamente nulla. Deve esserci un'altra strada da qualche parte. Ah, scusate, già che ci sto per curiosità. Prima di allontanarmi da qua e andare a cercare un'altra strada. Volevo provare a fare quel piccolo mostro. Toglie tantissimo, eh. Però, magari se riusciamo a avere l'iniziativa e lo colpiamo per primo. No, stava qua sopra. Lasciami in pace. Questo. Ok. Direi di no. Molto bene. No. Direi proprio di no. Cioè, non gli riusciamo proprio a togliere nulla. Ok, beh, ci ho provato. Assolutamente no. Chissà come si sconfigge. Comunque, andiamo a cercare la strada giusta. Ci ritorneremo in futuro, molto più avanti. Cioè, molto più avanti. Non so quanto manca, perché se siamo già arrivati là... No, dice 57%. Dovrebbe mancare ancora un bel po'. Dovremmo essere a metà gioco. Dovrebbe esserci ancora un bel po' da fare. Qui non c'è nulla. Proviamo a tornare a questo villaggio, magari ci devono dire qualcosa. Vi giuro, non so proprio che pensare. No. Questo dice le stesse cose. Questo oramai abbiamo già comprato tutto. Va bene. Posso vendere altri oggetti?
Perché di alcuni oggetti ne ho veramente, veramente troppi. Se riesco. Di queste ne ho 99. Prendiamogliene la metà. Che non me ne fa più raccogliere altre, è un peccato. Comunque, questa non sembra essere la strada giusta. Cioè, in questo villaggio non c'è nessuno... Qua a destra, forse? C'era la barriera anche qua? Forse sì. Questo è nuovo. Qui c'è un passo di montagna. Ci siamo già... Ah, no, qui è dove dobbiamo andare per andare nelle ultime terre. Frigging Heights. Lì però c'è una grotta. Andiamo a vedere la grotta. Non era la stessa dove stavamo prima. Secondo me è la stessa. E non avevo visto l'uscita. Ho fatto tutto il... Sì, è la stessa. Ho fatto tutto il giro. Perché non avevo visto l'uscita. Dannazione. Perché mi sa che avevo affrontato... Come lo... Ah, sta lassù. Avevo affrontato quel mostro lassù. Che ho fatto un giro del cavolo. Ok. Va bene, va bene. C'era la strada diretta. Però abbiamo scoperto una zona nuova, dai. Sono contento. Con quella specie di passaggio, con quel simbolo. Ci credo. Il nostro viaggio ancora non è finito. Beh, oddio, non è che ci è voluto tantissimo. Questi sono nuovi. Ah, sì. Che posti strani comunque. C'è un ponte, c'è un fiume, non è ghiacciato. Ok. Sono proprio curioso di vedere queste ultime terre. Almeno l'aspetto dovrebbe esserci. Le rovine del vecchio regno là. Cioè, chissà.
これぐらいでやられる俺じゃないぜ。Sembra no. Premo a sinistra. Vediamo se... Qui c'è un altro ponte e quasi continua. Andiamo a vedere a destra allora. Wow, sono tanti. Ci mettiamo un secondo a farli fuori, eh. Però era carino. Un bel raggruppamento di mostri. Infatti danno meno esperienza degli altri. Di chi è? Migliora. Certo, come effetto era meglio quello dell'altra, però ogni piccolo danno apparentemente, ogni piccola difesa contribuisce molto durante gli scontri. Girati, ti voglio attaccare alle spalle. Dai, avanti. No, eh. Ok. Ah, perfetto. Pensavo fosse uno di quelli speciali. Invece era uno normale. Davo non ci siano degli elisir qua dentro. Quasi. Però sono più comode. O forse no. Perché ancora non è che le ho usati tantissimo gli oggetti durante gli scontri. Non è che ne ho avuto tanto bisogno. Vogliamo provare a fare... Non so neanche se conviene. Rimasta a 9 punti ferita. Endir è quasi passato. Manca veramente veramente poco. Proviamo giù, in teoria dovrebbe... Ah, ok, giù ci fa tornare indietro. Qua su. Andiamo a vedere a destra. Ah, cavolo, mi sa che ci ha visto. No. Ho sbagliato. Cavolo. Devo farlo su Endir. Ma quella è una delle ceste che non si apre, vero? Vabbè, comunque Endir è passato. Rimango ogni volta senza parole. Non lo so se faccio bene ad andare di qua. Allora, lì c'è una grotta. E qua si torna qua sotto. Allora andiamo a vedere sopra a sinistra. Se non c'è niente, ci infiliamo all'interno della grotta.
Sembra chiuso. Sì, è chiuso. Ma quanto manca per Shining Spots? Dove erano? Questo l'avevo finito, 25 su 25. Ne mancano ancora un bel po'. Chissà che cosa sono le isole remote e chissà come ci arriviamo. Però dalle locazioni sembra che manca ancora un bel po'. Forse succede qualcosa, veniamo teletrasportati via. Non lo so. Cavolo. Questi sono quelli che esplodono, vero? Ma il problema è che adesso stanno tutti e due vicino. Direi di sì. Vabbè, dai. Niente di che alla fine. Pensavo molto peggio. Un po' rognosi, eh. Però mi servono i materiali. Queste stanno proprio in una brutta posizione. Oh cavolo. E alla fine non danno neanche poca esperienza. No. Mi sembrava troppe ceste chiuse, troppe. Questa è andata molto bene. Dai che Nidir è quasi passato. Bella alta questa montagna comunque. Oh cavolo. Wow. Ok. Non è ancora passato, ma sicuramente mancherà veramente Sky Apple. Veramente poco. Qua possiamo andare su. Cosa c'è? Che fortuna. Ma è la strada giusta questa? Mi sa tanto di sì. Andiamo a vedere oltre il ponte. Prima andiamo a vedere qua. Danno un po' di esperienza, 5,60. Grande Setsuna. Sì, va bene. Un bel po' di critica. Ancient Beastai.
Critical Power. Ah. Tu che cos'hai? Fellowship Boat. Ah, quindi Ancient Beast hai. Qui c'era un ponte, vero? Mi sa che se non lo stordiamo ne ha un bel po' di... Ah, ok, perfetto. Qua sotto nulla. Ah. Beh, cavolo. A proposito, ma... gli abbiamo sistemato le... Spirit Knight. Ma... ma gliela mettiamo? Un fire... giusto, magari è poco a mana, non lo so. Così. Non siamo riusciti a fare delle Spirit Knight nuove. Cioè, ce n'era qualcuna nuova, però non mi ispirava tantissimo. C'è un boss. Ah, cavolo. Beh, non lo so se c'è. Effettivamente perché dovrebbe esserci? Perché c'è il salvataggio. Perché altrimenti non è che ha molto. Allora, usiamo una tenda prima. Non è che ha molto senso. Però ok, via. Andiamo a vedere. No, semplicemente si esce. No, scusa, pensavo fosse un filmato. Cioè, una scena. Oh cavolo, fluttua. Ah. No, è proprio un pezzo di terra fluttuante con un gigantesco castello sopra. Cioè, io non lo so se loro non c'erano mai stati, quindi è possibile che non... cioè, è sempre stato così questo posto. Non è detto che le terre sono svanite. Ah, lei però l'ha viste. Ma che cosa è successo? Oh mio Dio! Adesso anche lei!
Ma... Ma no! Il nostro gruppo si sta distruggendo. Non lo so, non ne ho assolutamente idea. Non so neanche Eterna che fine ha fatto. È svanita e basta. Gatherington. Cioè, cavolo, fondamentalmente, se avessimo avuto una nave volante, l'avremmo potuto raggiungere. Cioè, quindi prima c'erano delle terre che erano completamente scomparse. Io pensavo che fosse sempre stato così. Invece apparentemente no. Questo lo facciamo di scontro. Chissà allora che cos'è quel sigillo. Io sono veramente curioso di quel sigillo che abbiamo visto in quell'altra zona. Un bel po' di mostri. Ah, cavolo. Questo non ci interessa di scontro. Oh. Che cosa vi devo dire? Oh. Molto molto strano. Ah, qua c'era anche una scorciatoia, se ricordo bene. Prima però... Un bel po' di materiale, un bel po' di soldi. No, 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 no. però sono tanti. Dai, vabbè. Spero sia la strada giusta. Sembra di sì, perché qua sono solo due. Va bene, direi di fermarci qui per questo episodio. La prossima volta torneremo a Gatherington. Vediamo un attimo se riusciamo a combinare qualcosa.
Beh, nel frattempo, grazie a tutti e ci vediamo presto con un'altra puntata di I Am Setsuna. Ciao ciao!